Ieri abbiamo dovuto inviare un paziente cardiopatico con un infarto all'ospedale. Altre volte ci sono persone che vengono per un semplice mal di testa, un dolore a una gamba, ma se si ha il tempo di parlare un po' con loro, queste persone magari si mettono a piangere, sono donne, a volte anche uomini, sono quelle che più mi colpiscono perché sono padre di famiglia e raccontano del loro vissuto, raccontano di essere stati in prigione in Siria, raccontano che hanno visto morire davanti ai loro occhi un figlio o la moglie o un parente e quindi hanno un vissuto molto tragico alle spalle. Quindi non è solo quello che stanno vivendo qua, quello che stanno vivendo lungo il viaggio, ma è tutto quello che hanno già vissuto nel loro paese. Credo che queste persone abbiano proprio voglia di raccontare, di sentirsi accolti. Penso che siamo qua anche per questo ed è una parte importante del nostro lavoro. Tu sei di Bergamo, lavori all'ospedale di Bergamo, perché sei qui? Penso che ho la fortuna di fare un bel lavoro e ho la fortuna di essere nata in un paese senza guerra e quindi ho voglia di mettere a disposizione il mio tempo per delle persone che invece non sono fortunate come me, ma hanno avuto la sfortuna di essere nate in Siria, in Iraq, in Afghanistan, in paesi appunto in guerra. In genere chiedo l'aspettativa non retribuita per 6 mesi, 1 anno, così posso svolgere delle missioni con Medici Senza Frontiere. Qualcuno che mi dice ma tu sei pazza, non hai paura, e invece no, non ho paura, anzi penso che io sono la fortunata perché una casa dove tornare ce l'ho, una famiglia che mi aspetta e non è una cosa così scontata.